Ciao a tutti carissimi e carissime e benvenuti su Gold Unicorn Art. Oggi andremo a fare un video molto richiesto, che ne avevo già fatto uno col titolo così, e il titolo è Sue intenzioni e istinto verso di me. Quindi andremo ad approfondire le sue intenzioni, l'istinto, cosa pensa di te e che cosa farà alla fine. Adesso metto le stese. Allora, metto il cagnolino come prima stesa, l'alicorno fucsia come seconda stesa e l'alce, che a me piace molto, l'alce è un animale molto spirituale, come terza stesa. Intanto vi ricordo sempre che trovate la mia mail sotto per consulti coi tarocchi. Allora andiamo subito ad incominciare. Le intenzioni sono ciò che vuole, ecco, anche col razionale, l'istinto è proprio l'impulso, quello che non si riesce a trattenere. Quindi 1, 2, 3, mettete pausa al video, però scegliete abbastanza intuitivamente e andiamo a incominciare con la stesa 1, quindi tolgo la 2 e la 3. Allora, lo metto qui perché ha scelto il cagnolino e andiamo ad incominciare proprio con le sue intenzioni, eh? Poi guarderemo appunto l'istinto che potrebbe essere diverso, no? Incominciamo quindi dalle intenzioni verso di te, naturalmente. Allora, andiamo a vedere le intenzioni. Questa comunque si vede già che è una persona che ha un forte istinto. Adesso, anche se è venuto nelle intenzioni, e poi andremo ad approfondire. Dunque, qui si vede che è una persona comunque che sente il desiderio di liberarsi un po' da dei freni, da dei condizionamenti. Sta cercando un po' il suo coraggio per avere una relazione, diciamo. Quindi le intenzioni sono di avere una relazione. Poi andremo a vedere cosa pensa di te, perché vedo che alle volte si sente già non compreso, quindi fa parte un po' delle sue intenzioni. Questa è una persona che sta un po' pensando. Sta proprio cercando il coraggio in se stessa, questa persona. Ecco, questa persona pensa: se io dovessi prendere una decisione verso questa donna in questo momento, potrei essere avventato. Perciò, per adesso voglio liberarmi dai freni, ma piano piano. Ho dei condizionamenti, o meglio, forse non è così chiaro in lui di avere dei condizionamenti, però qui i condizionamenti ci sono, ecco, si vede che ha dei condizionamenti. Pensa molto, questo è un pensatore, una persona che ha un forte pensiero, anche pragmatico, perciò cerca di limitarsi. Quindi le sue intenzioni quali sono? Di trovare il coraggio in sé di andare oltre i propri limiti, ecco, di superare, però si sente come tirato da due strade, no? Quella istintuale, che adesso poi la andiamo a vedere, che è poi la parte
più naturale, diciamo, è quella mentale. Quindi quella mentale gli dice attenzione, attenzione a non fare mosse premature, attenzione a non metterti in una relazione se poi non sei pronto, attenzione a conoscere bene la persona con cui ti metti. Forse non aveva mai approfondito così tanto questi aspetti di sé, però adesso li vuole approfondire. Poi andremo a vedere cosa pensa di te anche naturalmente. Io direi che possiamo andare a vedere il suo istinto per capire meglio, eh? Tanto andremo a vedere anche cosa pensa appunto. E che cosa farà poi alla fine, ecco. Quindi io andrei a vedere il suo impulso rispetto a questi freni che lui si autoimpone. Questo ha voluto venire, addirittura girata, aspettate che la giro dopo, eh. Allora, andiamo a vedere l'istinto, eh. Sempre verso di te, naturalmente. Questo è proprio lui, eh? È lui il rappresentante di questa persona che pensa molto. Quindi vediamo un po' rispetto a questa parte razionale, eh? Proprio su di voi, pensa proprio a voi. L'istinto gli dice di venire verso di voi, ecco, diciamo che è una persona che cerca di limitarsi, quindi fa un po' di punto fermo in questo momento, ma se lo autoimpone. Proprio in passato lui ha avuto, una relazione in cui si è aperto completamente alla persona. Però poi pensa attualmente che è stato precipitoso in passato, che è stato avventato, perché qui secondo me lui è una persona pragmatica e razionale perché si è un po' costruito, però secondo me in fondo, sotto sotto, questa persona è un po' un irruente di base, o meglio, lo è stato. Poi si è costruito, diciamo, questa quest'altra personalità che abbiamo visto prima. Sì, effettivamente lui è stato un po' tradito, diciamo, nella sua spontaneità precedentemente nella sua vita, eh? Quindi ha pensato, adesso devo diventare saggio, è il momento che devo usare la mia saggezza. In realtà poi, come abbiamo visto, ha molti limiti e condizionamenti che si è anche un po' autoimposto questa persona, eh? Quindi il suo istinto è sempre molto forte, perciò lui fa veramente fatica a trattenere queste due strade, no? Cioè tra le intenzioni e l'istinto, no? Le intenzioni gli dicono vai piano, non rifacciamo gli stessi errori, l'istinto gli dice ma cosa stiamo ad aspettare? Ecco, qui quindi abbiamo questa personalità. Andiamo proprio a vedere che cosa pensa di te e poi che cosa farà, eh? Allora, andiamo di nuovo con queste. Cosa pensa di te? Va bene, prendiamola. Questo è l'istinto di questa persona che vuole venire fuori, no? Quindi, appunto, non riesce tanto a trattenersi questa persona, eh? Allora, vediamo un po' cosa pensa di te. Beh, ti teme un po', eh? Pensa che un po' si deve difendere, ma sempre è una sua questione del passato, eh? Beh, per certi aspetti tu gli piaci moltissimo e è molto affascinato da te. Però
per altri aspetti si ferma, è proprio lì, no? Alcuni aspetti di te gli fanno un po' paura, perciò può essere sempre un po' sulle difese questa persona, perché si sente sulle difese, perché alla fine mostra un aspetto di sé molto aperto, molto fiero, in realtà sotto nasconde dell'insicurezza, una persona che si sente imperfetta, che si sente non giusta, diciamo un po' ai tuoi occhi, non nella vita, secondo me questa è una persona che può essere anche, anzi sicuramente lo è, una persona anche di successo, una persona valorosa, diciamo, però nei tuoi confronti ha tutte queste insicurezze che sono miste tra il passato e il presente, quindi ti fa un po' di proiezioni questa persona, quindi diciamo che lui cerca fondamentalmente questo coraggio, questa sicurezza in se stesso, ecco, per lasciarsi andare completamente al suo istinto, che effettivamente vuole venire da te, questo istinto, l'istinto è assolutamente di venire da te, quindi una parte di lui si sente la persona giusta, diciamo, per te, una parte di lui invece è quella, diciamo, che guarda troppo indietro al passato, alle sue, chiamiamole, disavventure, lui le giudica così e quindi cerca di prendere tempo, diciamo. Però adesso andiamo a vedere cosa farà alla fine, se alla fine supera se stesso e i suoi limiti, i limiti che si autoimpone o no. Andiamo un po' a vedere di più. Allora, andiamo a vedere se questa persona riesce a superare i suoi blocchi. E se seguirà queste due una di queste due parti, vediamo chi vince poi alla fine. Meditabondo sente dentro di sé che gli sorge da dentro, quindi dalla parte più profonda di sé, dalla parte del suo inconscio, sente che gli sorge proprio l'istinto di venire verso di te, quindi già da queste due prime carte si vede che la sua parte istintuale, che di fatto è anche questa irruenza di base che ha, vuole venire fuori, quindi l'istinto, come dire, alla fine vince su questa persona, come è giusto che sia, perché l'istinto è sempre molto più potente del razionale, sta cercando solo di trattenersi, diciamo, questa persona, anche perché appunto ha delle insicurezze. Quindi secondo me questa persona alla fine segue, riesce a superare questi blocchi, perché secondo me si sentirebbe in perdita senza di voi, quindi pensa di perdere un'occasione, ecco, anche se vi teme un po', però poi alla fine senz'altro vincerà il venire verso di voi. Quindi secondo me questa persona alla fine vuole anche costruire, non è che vuole solo venire verso di voi così, cioè se viene, se supera se stesso e viene verso di voi perché ha superato anche le sue paure, quindi vuole costruire, ecco, qui si capisce proprio una persona che vuole comunque una famiglia, ecco, quindi costruire, quindi qui io direi che alla fine questa persona può essere stata sfuggente, però poi per le ragioni che abbiamo visto, però poi alla fine diciamo supera se stesso e quindi ascolta il suo impulso di venire verso di voi. Bene. A questo punto possiamo passare alla seconda stesa. Allora, stesa numero 2, che è quella per chi ha scelto l'alicorno, fucsia. Allora, rifacciamo un po' il nostro giro, andiamo a vedere le sue intenzioni, l'istinto, cosa pensa e cosa farà.
Allora, incominciamo con le intenzioni, così come vuole il titolo, Lui o lei vuole già ritardare adesso, cioè a livello di intenzione, è come se non vedesse con chiarezza, vuole vedere proprio con chiarezza voi. Qui andremo poi a vedere che cosa gli sfugge di voi, perché è come se vi scrutasse un po' questa persona. Però diciamo che non lo fa perché, diciamo, non gli piacete assolutamente. Lo fa perché sente anche della confusione, vuole vedere chiaro, quindi vuole vedere da vicino e da lontano, vuole guardarvi un po' da tutte le prospettive, vuole guardare che cosa può uscire da voi due, ecco, quindi sta pensando questa persona, prende tempo, diciamo. Pensa che il tempo sia, diciamo, la cosa giusta da fare in questo momento. Prendo tempo perché c'è qualcosa che diciamo mi sfugge anche di voi, ecco, di questa persona, quindi è chiaro che vi pensa perché si sente coinvolto. Qui abbiamo una persona coinvolta, però una persona che è come se facesse un giro su se stesso. Qui abbiamo una persona un po' impantanata, Allora, una parte di lui dice: com'è bella questa persona, come voglio star con questa persona, però una parte di lui non, è quasi immobilizzata. Andiamo un po' a vedere la parte istintuale di questa persona verso di voi per capire meglio, Poi andremo naturalmente a vedere anche cosa pensa, ma e cosa farà. Dunque, vediamo un po' la parte istintiva, Ma l'istinto di venire verso di voi è piuttosto forte, di stare insieme a voi, anche di costruire. Però secondo me il fermo è più forte, quindi in questo caso. Quindi istintivamente questa persona tende anche a isolarsi. Quindi si isola per vedere un po' i pro e i contro. E certamente che si sente attratto da voi, quindi non riesce più di tanto nel suo intento, diciamo. Anche perché ha molta attrazione fisica questa persona, quindi l'istinto è anche di stare proprio insieme a voi fisicamente. Pensa che è bene fare una cosa alla volta, un passo alla volta. Cerca di fare le sue cose nel frattempo, di lavorare, di distrarsi, diciamo, Però questo desiderio di voi emerge molto potente, Sì, pensa che anche lui prima o poi farà la mossa, Quindi anche perché sente proprio l'istinto verso di voi, ma io voglio andare a vedere perché questa persona cerca di vedere da lontano un po' tutto e trattiene questo istinto. Voglio un po' vedere che cosa pensa di voi. Allora, vediamo un po' cosa pensa di voi,
Pensa che siete molto affascinanti, pensa che siete una persona che lo incanta anche. Tra l'altro, quando voi state insieme a voi o vicino a voi, ha anche provato del senso di sicurezza, cioè ha pensato anche se sei la persona giusta. Però a questa persona qualcosa di voi gli sfugge, eh? Saranno probabilmente le sue insicurezze, ma pensa che sei molto interessante, che sei più equilibrata o equilibrato di lui. Pensa che non sempre tu gli dai il suo valore giusto, ma secondo me sono tutti pensieri suoi, di questa persona. Pensa che forse tu sei troppo, troppo affascinante, ecco. Ed è proprio per questo che si è incantato su di te. Diciamo che questa persona ti sta molto analizzando, ti pensa molto, perché appunto il suo istinto pensa che sei la persona giusta, ma qualcosa di te non la capisce e non si sente neanche capita questa persona, eh? Pensa che col tempo, se tu supererai delle prove, diciamo, o comunque lui poi in realtà le supera dentro di sé queste prove, potrebbe farcela, ecco, quindi pensa di te forse alle volte che sei una persona a cui forse non sa come comportarsi. Lui ti vede un po', come dire, un po' una persona che potrebbe nascondergli qualcosa. Secondo me i suoi pensieri possono essere anche proiezioni, cioè le sue paure, diciamo, però comunque lui ti analizza, ti scruta. Però lui vorrebbe tanto sapere tutto nel dettaglio anche del tuo passato per poi alla fine giungere alla conclusione che sei la persona giusta, eh. Adesso andiamo un po' a vedere cosa farà questa persona, perché lui vuole. Vuole coi suoi passi lenti. Andiamo un po' a vedere, che cosa farà poi alla fine questa persona. Alle volte ti percepisce una persona lontana, forse poi è lui quella persona lontana, però lui ti vede un po' lontana, quindi ha dei momenti in cui si sente sollevato, ma ha dei momenti, secondo me, questa persona, diciamo che nella sua parte istintiva viene verso di te, ma nella sua parte ed è felice di farlo. Nella sua parte razionale, poi vedo che è una persona che tende a pensare troppo e a cercare di capire quello che secondo lui gli sfugge. Anzi, in certi momenti questa persona si sente, come dire, si sente innamorata di te, questa persona. Anzi, posso dire anche che a livello profondo lo è anche, però è come se volesse aspettare ancora, ha troppa indecisione, diciamo. Questa
questa persona comunque è una persona che pensa di avere un grande valore, quindi pensa anche che forse non riconoscete il suo valore, giusto o sbagliato, questo è il pensiero di questa persona. Magari il suo è un valore anche lavorativo o di posizione o di successo, ecco. Vuole sempre sentirsi forte questa persona, quindi non vuole cedere tanto alle debolezze. Quindi secondo me questa persona nel tempo è molto probabile che abbia compiuto, diciamo, la sua analisi, diciamo, su di voi, perché è come se lui dicesse: io di me sono sicuro, è di te che non sono tanto sicuro, voglio sapere se ci apparteniamo veramente uno con l'altro, Quindi secondo me ci sono appunto delle zone oscure, come abbiamo visto prima, sulle quali vuole portare luce di voi, ma secondo me poi alla fine, pur facendo un passo alla volta, pur credendo anche forse di avere sempre un po' ragione, secondo me poi questa persona al passo verso di voi lo fa, ma secondo me sta raccogliendo appunto tanti elementi sia dentro di lui che su di voi. Fondamentalmente è come una persona che non si fida totalmente, diciamo, di voi, Però sulla buona strada, poi secondo me voi gli dimostrerete anche inconsapevolmente, perché lui non vuole che voi gli verbalizzate delle cose, lui vuole scoprirvi anche piano piano, no? Con l'osservazione, con l'analisi. E naturalmente in tutto questo è perché gli interessate moltissimo a questa persona. Quindi secondo me non subito, ma nel tempo questa persona viene verso di voi, dopo che sarete sopravvissute, diciamo, alla sua analisi, ecco. Però è il suo istinto a fare questo, quindi qui non è un puro calcolo, diciamo che è il suo istinto, forse un istinto anche di protezione, però poi alla fine viene. Bene. Andiamo a vedere quindi la terza stesa, che è la stesa per chi ha scelto l'alce, animale magico. Quindi incominciamo il nostro giro, andiamo a vedere le intenzioni di questa persona verso di te, poi andremo a vedere l'istinto, cosa pensa e cosa farà. Qui abbiamo una persona comunque che ha sentimenti verso di voi, però è una persona che appare e scompare, qui mi viene. Sì, è una persona che come intenzioni, ha intenzione anche qui, sta un po' nascosto, è una persona che vuole conoscervi a fondo. Però qui vuole conoscervi a fondo non perché vuole delle prove, no? Come nella stesa precedente, che mi sembra che volesse un po' delle prove da voi. Qui abbiamo più una persona che ha dei sentimenti, che però, anche piuttosto intensi, di base è un po' insicuro. Si mostra come una persona sicura, apparentemente, ma sotto sotto qui è un po' insicura questa persona, Quindi anche qui abbiamo la persona che se ne sta un po' in disparte a cercare di capire, di osservare quali sono le vostre esigenze. Adesso poi andremo a vedere l'istinto e che cosa pensa propriamente di voi. Però qui abbiamo una persona appunto che vi scruta, ma più che altro per cercare di capire se è all'altezza vostra.
È come se volesse capire quali sono le vostre vere esigenze per sapere se è in grado di soddisfarle. Quindi qui abbiamo una persona che si presenta appunto bene, però sotto sotto è mosso dall'insicurezza. Quindi in tutto questo tempo le sue intenzioni sono di rafforzare se stesso, poi alla fine questa persona, perché appunto diciamo che in certi momenti non ce la fa quasi proprio ad affrontarvi, se ne sta proprio a distanza, ma proprio perché ha un senso di disagio questa persona. Sì, può essere che in questo momento abbia fatto proprio un bel punto fermo, ma la base è questo senso di insicurezza, di disagio che mi viene. È una persona che vuole conoscervi, ecco, vuole conoscervi però non direttamente. Qui è come se vi volesse conoscere indirettamente, cioè vuole vedere cosa fate, cosa no. Quindi può essere che voi sentiate o da ogni tanto questa persona non l'ha sentiata affatto e quindi qui abbiamo una persona, secondo me, che chiede anche di voi, da come, o chiede di voi, o insomma, cerca di avere informazioni su di voi, più che altro per sentirsi lui all'altezza. Andiamo un po' a vedere. E quindi le sue intenzioni sono, per adesso servo, proprio perché sono coinvolta. Andiamo a vedere, un po' la parte istintuale di questa persona. Sono mezze girate e va bene, allora facciamo così. Sì, vi teme un po', questa persona. Poi nella vita è una persona che vale, che sta bene, ecco. Una persona che vuole sapere tanto di voi, tutto di voi, per sapere anche offrirvi qualcosa di importante, diciamo, perché la meta di questa persona è comunque di scoprirvi perché sente per le sue paure che non sa tutto di voi, ecco, quindi è una persona che vi guarda appunto a distanza, ma perché vi vuole. È una persona che ha anche il coraggio poi di superarsi, ma deve avere dei punti fermi, eh? Non vuole farsi accorgere da voi che è così, diciamo, coinvolto, perché è molto coinvolto, non vuole farvi vedere che ha voglia di costruire, preferisce prendersi le sue informazioni, più che altro, vi ripeto, per la sua, insicurezza, ecco. Pensa forse che siete troppo per lui, eh? Anzi, alle volte si chiede che cosa voi avete trovato in lui, perché sa di avere un valore anche magari sociale, però non si sente così all'altezza della situazione, questa persona. Andiamo un po' a vedere. Sente che siete, in realtà quello che lui vorrebbe sapere sono anche le vostre esigenze. Pensa, proprio perché gli interessate moltissimo, che voi avete delle esigenze maggiori di quello che lui è in grado di darvi. Ecco, fondamentalmente questo è il suo
ragionamento, però l'istinto lo porta verso di voi a costruire con voi. Allora, se fosse per lui, lui dice: io costruisco subito, metto su una famiglia, non posso stare questa persona, poi però dice: però se io poi non sono all'altezza, questa persona mi può lasciare, perché ha scelto me, mi può tradire, ecco, si fa tutti questi pensieri. Andiamo un po' a vedere cosa pensa di voi, visto che è così, si fa tutti questi ragionamenti, cosa pensa proprio di voi questa persona. Beh, troppe. Beh, qui mi riparlano un po' dei suoi pensieri, diciamo, no? Sarò all'altezza, è vero che gli interesso davvero a questa persona, perché vuole proprio me, che sono così, come dire, cosa gli posso dare io a questa persona, no? Questi sono tutti un po' i suoi pensieri che abbiamo visto prima, ma che me lo ridicono nel pensiero di voi. È proprio una persona un po' insicura qui. E senz'altro vi vuole conquistare, quindi lui pensa che forse non vi ha conquistato abbastanza. Questo potrebbe essere uno dei suoi motivi di allontanamento, perché vi vede un essere magico, una persona quasi irraggiungibile, una persona molto affascinante, che lo affascina, voi lo affascinate molto, persona intelligente, che raggiunge tante mete, una persona a cui si deve dare molto. Lui pensa un po' di, alle volte, cerco un po' di interpretare tutta la stesa, pensa anche di sfigurare un po' vicino a voi. Questi sono i suoi pensieri, diciamo, no? E vi considera appunto una donna o un uomo comunque affascinante, intelligente, che sa stare in ogni ambiente, in ogni situazione, in ogni luogo. Lui invece, o lei, in certi luoghi non si sente a suo agio, non è una persona questa che frequenta tutti i luoghi. Ha dei limiti, si dà dei limiti, ecco, cioè non si sente all'altezza in tutte le situazioni, pur essendo una persona, come dicevo prima, anche di valore, di successo, ma questo è un po' il suo pensiero di base, Quindi voi siete un po' in alto per lui in tutto questo, però veramente i sentimenti ci sono, e come, anzi, è la persona che si fa il problema, diciamo, su se stesso, su se stessa. Quindi a questo punto io andrei un po' a vedere che cosa farà questa persona. Cosa farà poi questa persona? Vi pensa moltissimo, proprio siete davvero importanti per questa persona, è per questo che
si fa tutti questi pensieri perché vi vuole conquistare, quindi sta studiando un piano per conquistarvi in tutti i modi e ha bisogno forse di starsene da solo anche a conquistarsi, per studiare, diciamo, se ci riuscirà o meno, una persona qui che ha bisogno di superare un po' se stesso. Senz'altro, però, questa è una persona molto profonda, quindi lui vuole rendervi sereni, vuole rendervi felici, perché vuole stare con voi, pensa proprio che siete la persona giusta per lui, lui vi percepisce così. Secondo me sono più pensieri o paranoia un po' a livello sia sociale qui che si fa appunto questa persona, ma anche forse anche nell'intimità. È sempre un po' che non si sente all'altezza questa persona, Quindi alle volte si è ritirato in bellezza, diciamo, questa persona si è ritirato proprio a causa di queste insicurezze. Proprio forti sono, cioè, poi dopo molti di voi probabilmente appunto hanno visto sparire anche nel nulla questa persona, poi effettivamente poi è una persona che siccome studia molto, si studia, si autosserva, ha cercato anche delle soluzioni, quindi di superarsi un po', di superare se stesso, le sue paure, ecco. Lui quando è spontaneo, quindi quando non sta a pensare se è all'altezza vostro o no, voi lo sentite, lo percepite subito perché è spontaneo, naturale, vi dimostra il suo amore. Ecco. In altre invece appunto si chiude proprio perché non ce la fa. Ma secondo me questa persona l'armonia anche con se stesso la vuole, quindi qui può essere che non arrivi subito, ma secondo me la fase di questa persona è che vuole superare se stesso per stare con voi, perché comunque voi siete la persona che vuole, vi pensa veramente tanto. Sta cercando un po' di costruirsi, però in modo bonario, di costruirsi e di dire va bene, cerco di essere più adatto a lei, ecco, cerca di adattarsi lui. Quando avrà superato tutte le sue, e secondo me le supera perché c'è troppo sentimento verso di voi, quando avrà superato tutte queste fasi di cui abbiamo parlato un po' in tutta la stesura e troverà la forza e il coraggio di stare a fianco a voi, ecco, non è quello di non è tanto il tornare, ma il coraggio di starvi a fianco. Quando si sentirà quindi a questa altezza, secondo me questa persona viene da voi, assolutamente. Quindi questa è una persona che quando supererà se stessa, verrà da voi, assolutamente. E con amore vi dimostrerà proprio tutti i sentimenti che ha dentro, cioè tutto, forse non vi dirà le fasi che ha dovuto superare, però secondo me viene deciso verso di voi. Proprio può essere non subito, abbiamo una carta un po' di tempo lento, però meglio che venga tra un po' con queste sicurezze che invece stia a fianco a voi in modo sfuggevole, proprio perché non si sente poi all'altezza, quindi è meglio che venga deciso, almeno anche voi sarete serene o sereni. Bene, carissimi, io vi saluto, vi ringrazio dell'ascolto e a risentirci a presto.